Estratto da Il coraggio di Paolo Crepet, edizioni Mondadori. Il coraggio di scrivere. Citazione di Giuseppe Pontigia. Scrivere richiede molto coraggio. Richiede di vincere le proprie paure, le proprie inibizioni, l'attrazione che esercita su di noi il fallimento. Siamo bravissimi a scavarci la fossa con le nostre mani e a rinchiuderci in pregiudizi e gabbie da cui non sappiamo uscire. Scrivere è anche capacità di liberarsi dai blocchi mentali, di attivare flussi di energia, di fede in se stessi e soprattutto nel lavoro che si sta compiendo. Di lui conosciamo solo qualche scarno dato biografico. Era nato a Roma nel 1927 da padre ignoto. La madre lo aveva fatto ricoverare in un istituto di carità, poi in un ospedale per una malattia alla colonna vertebrale, quindi era stato nuovamente internato in un manicomio per aver offeso un pubblico ufficiale, dopo che un tribunale lo aveva ritenuto totalmente incapace di intendere e di volere. Prima al Santa Maria della Pietà a Roma, poi in Toscana. Erano gli anni 50 del secolo scorso. Volterra è adagiata su due colline. Quella più grande regge un borgo magnifico, un gomitolo di strade e piazze e palazzi nobiliari che si ergono superbi, fatti di tufo e pietra. Prima gli Etruschi, poi tutti gli altri. Stratificazioni di bellezze aspre e tortuose. Come se il vento che puntuale leviga quel colle avesse disegnato e plasmato la città. Questo è il colle della storia, dell'orgoglio, della dignità, della civiltà. L'altro è appena alato, ma lontanissimo. Un tempo era sovrastato da boschi e giardini. Poi, dagli inizi del Novecento, ha accolto la follia. Alla sommità si accede per una semplice stradina, che a migliaia di internati deve essere sembrata definitiva. Condanna della ragione, della follia della ragione. Ai visitatori distratti o ipocriti, quei padiglioni apparivano perfino eleganti. Trifore signorili, corridoi ampi come nei palazzi, cortili protetti da alberi secolari, reticolati poderosi nemmeno avessero dovuto difendere la proprietà di un arcigno feudatario. Tutto doveva sembrare lontano per rassicurare la gente che nulla della bellezza del luogo sarebbe stato inquinato, né le menti incrinate, né le amministrazioni addombrate dalla vergogna. Tutto poteva e doveva accadere lontano, sopra l'altro colle, sfregiato dal vento impietoso, tra pini e querce, nei padiglioni dell'architettura gentile. Il viottolo radunava i folli per poi rinchiuderli con cura tra urla, manie, suppliche e ossessioni. A quel luogo era stato dato il nome di un santo, Gerolamo, ma ciò che conteneva nulla aveva a che fare con l'umana compassione. È per quella stradina che un giorno del 1959 giunse da Roma, scortato dai gendarmi, il matto. Al secolo Nanetti Oreste Fernando. Ed è lì che visse tutti i suoi anni e morì. Eppure quel progetto di annientamento non funzionò. Qualcosa di quell'esile signore rimase oltre la sua miserabile sorte, qualcosa di straordinario. Nanetti Oreste Fernando scrisse, incise, per anni, munito della sola fibbia del suo panciotto d'ordinanza, il più grande e stupefacente libro che mai sia stato composto, il suo graffito, la sua silenziosa rivalsa. Per metri, tutt'attorno a uno dei tanti cortili, fino all'altezza a cui poteva arrivare, appoggiandosi a mensole, aggrappandosi a gronde, arrampicandosi su inferriate, Oreste scrisse la sua Odissea pietrificata. Non voleva consacrarla alla storia. Sapeva che quell'intonaco si sarebbe sbriciolato presto, ma ciò non lo distolse dall'impresa, svolta sottovoce al sole che cuoceva le panchine e le anime che vi sostavano immobili, o al ghiaccio portato da un vento feroce.
Il suo modesto riscatto, la sua battaglia muta, la sua risorsa incompresa. Non ha dedicato l'impresa a qualcuno, perché lui non ha mai avuto nessuno. Non possedeva alcun appunto mentale da seguire, ma un fluire di pensieri, di nomi, di invenzioni, di disegni, di geroglifici, di imprecazioni. Un linguaggio criptico. Convinto com'era che il mondo esterno era stato solo capace di giudicarlo e di rinchiuderlo. Quel mondo non lo meritava. Nanetti Oreste Fernando ha scritto fuori, in tutti i sensi. Non ha inciso l'intonaco delle sue celle di clausura, ma la parete grigia di un cortile esposto alle intemperie, esattamente come lui. A volte, per indicare qualcuno che ha perso lucidità, diciamo che è fuori, forse per intendere che è fuori di testa, di senno. Nanetti Oreste Fernando ha passato buona parte della sua esistenza segregata fuori, più fuori che ha potuto. Anzi, ha conferito a quel fuori nuova e inattesa dignità. È uscito dal dentro, dalle ragnatele razionali della medicina. Dal pregiudizio, dalla diagnosi fatale. E aveva soltanto un luogo per farlo, l'intonaco esterno di un lager. Ha dimostrato un coraggio enorme, solo contro tutti, impugnando la fibbia del panciotto. Contro le siringhe potenti degli psichiatri, quelle che avevano annientato mille altre anime, ora sedute allineate e arrese su panchine di cemento. Lui, Nanetti Oreste Fernando, ha dato voce a chi l'aveva perduta, strappata dalla violenza dell'ordine medico. Ha scritto per tutti. Le decine di metri del suo graffito sono divise in sequenze come le giornate di un affresco, perché rimanesse ai posteri l'impressione del coraggio caparbio che, giorno dopo giorno, l'aveva salvato dall'annichilimento del dentro. Lui, come un bambino fuori classe, è riuscito a rovesciare la logica e, come Antonin Artaud, ha urlato il suo grido di libertà nel luogo dove regnava il silenzio della resa. La forza della scrittura, il suo immenso coraggio espressivo, trova in questo graffito un esempio raro: la libertà dal timore di essere visto, letto, interpretato, ancora giudicato. La scrittura. Anche nella versione più estrema dell'enorme affresco graffiato da Oreste sul perimetro del manicomio di Volterra, è dunque espressione di sé e per questa ragione richiede una straordinaria dose di coraggio e abnegazione per essere agita. In questo assomiglia alla fotografia, estroflessione dell'anima. Non si fotografa mai il fuori, ma il dentro. Ogni fotografia è un autoritratto. Mi ha insegnato Oliviero Toscani, e per scrivere e fotografare occorre un grande coraggio, di esporsi, di tirare fuori. Una foto, come una pagina scritta, è un acting out, un'operazione psicodinamica che conduce alla comprensione del sé e di sé. Il coraggio di affrontare il conflitto tra la necessità di tenere dentro ogni contraddizione, celarla all'impudica curiosità altrui, e la sconsideratezza di farsi conoscere per ciò che siamo e che temiamo di essere, poveri, indeterminati, pregiudicati. La scrittura esalta la superficialità delle parole e punta direttamente all'anima di chi ha osato, esattamente come la fotografia. Essa è al di là di ciò che illustra, nell'immagine, ovvero nello specchio. Così come nell'attacco terroristico dell'11 settembre, l'arma più letale non è un aereo che penetra nel simbolo della contemporaneità, ma l'immagine di quella tragedia riprodotta milioni di volte su tutti gli schermi del mondo. Si può affermare che non è nella figura fotografata o descritta a parole che si esplica il valore della fotografia e della scrittura, ma nella sua capacità di far pensare e di esprimere un turbamento altrimenti celato. Se, come credo, Giuseppe Pontiggia ha colto un aspetto inusuale del coraggio, verrebbe da riflettere su quanto sia importante,
forse perfino strategico, insegnare alle giovani generazioni a scrivere. Sarebbe bello anche permettere loro di fotografare, scoraggiando selfie tutti uguali, ma puntando l'obiettivo sul mondo che li circonda. Significa non soltanto consegnare loro la forza di lottare per la libertà, ma anche dotarli di uno strumento autoriflessivo, fondamentale per la crescita della propria anima. Dovessimo temere che l'esercizio della scrittura, come quello speculare della lettura, si stia riducendo in quantità e qualità, allora dovremmo prevedere che nel giro dei prossimi anni le nuove generazioni si ritroveranno con minori possibilità di esprimere talento e vocazione, quindi con minori possibilità di conoscersi. Un tempo esistevano i taccuini per appuntare impressioni di un viaggio o una ricetta scovata chissà dove. Un tempo esistevano lettere, cartoline, block notes. Oggi è molto difficile trovare una persona che esca di casa con una penna nel taschino. Me ne accorgo negli ultimi anni quando devo firmare copie dei miei libri dopo una presentazione. Si pensi a un bambino che cresce senza penne né matite, sapendo che la scrittura, quella su uno schermo, potrà al massimo servirgli per comporre un messaggio su uno smartphone o digitare i 140 caratteri di un tweet o 3 righe di una mail. È evidente che penserà che l'esercizio dello scrivere non debba essere considerato fondamentale, non tanto per comunicare, ma per comprendersi. La scrittura è esercizio di libertà. Ricordo uno straordinario libricino di Juan Rodolfo Wilcock, Il reato di scrivere. Come potremo essere liberi di indignarci se non potremo più farlo attraverso la scrittura o se non potremo leggere parole stupefacenti? Le parole dette non saranno mai sufficienti a destare la nostra immaginazione. Lo sappiamo bene. Ciò che si dice spesso è menzognero, ambivalente, ingannevole, mentre ciò che si scrive è duraturo, soprattutto dice qualcosa di noi. Inibendo la scrittura e la lettura, non solo si indebolisce il coraggio di battersi per le proprie opinioni, ma si rinuncia anche all'idea di potersi migliorare. Rileggere ciò che si è scritto è spesso doloroso e severo, quanto una psicoterapia. L'eco del nostro inconscio sa parlare per noi e su di noi. Se ognuno avesse a disposizione ciò che ha scritto in gioventù, potrebbe utilizzare le proprie parole come simboli, quasi degli archetipi junghiani, in grado di dire di sé molto più di un curriculum o del succedersi degli eventi della propria vita. Per scrivere e leggere ciò che si è scritto ci vuole coraggio. Quello di accettarsi, di sopportare i propri nei, difetti, contraddizioni, sconnessioni. Le parole dette possono essere plasmabili e nel ricordo addomesticate, edulcorate, perfino stravolte. Ciò che si scrive, il nostro pensiero trasformato in inchiostro, invece, è indelebile. Una civiltà senza scrittura cessa di essere civile, si priva della propria profondità, della propria storia interiore. Inevitabilmente galleggia sulla mediocrità. Una cultura senza lettura è senza testa e senza coscienza. Dunque morta ancor prima di comunicare. Senza il coraggio dell'espressione, la comunicazione diventa fatalmente burocratica, aziendale. L'intelligenza artificiale non prevede un'anima artificiale, anzi non prevede proprio l'anima. Dobbiamo quindi ipotizzare un futuro dell'uomo privo di interesse per il suo stesso inconscio? Probabilmente sì, anche perché l'introspezione, così come il dubbio, tende a rallentare il pensiero e in un mondo dove l'istantaneità è un valore di per sé, tutto ciò che si frappone alla velocità deve essere temuto e possibilmente combattuto. L'uso massiccio di psicofarmaci, che alcune recenti statistiche danno in costante aumento, contribuisce al silenziamento del nostro profondo. Le ansie e le angosce, come le malinconie o gli impeti,
vengono sempre più neutralizzati dalla chimica, ostacolando il viaggio interiore. È impossibile conoscere gli uomini senza conoscere la forza delle parole, ha scritto Sigmund Freud. Le parole si diradano, si semplificano, si imbruttiscono diventando orridi neologismi. Se le nostre emozioni diventano piccole icone colorate sullo schermo di un cellulare, anche i mattoni del nostro inconscio diventeranno inevitabilmente sabbia e il nostro edificio millenario rischierà di assomigliare a un nido di termiti che non conoscono pace né ricercano futuro, ma solo un vorticoso, insulso presente. Il coraggio di scrivere, di produrre pensieri e parole, diventa uno degli strumenti fondamentali per una possibile resilienza nei confronti di una prossima, futura barbarie. Oreste non possedeva penna né matita né fogli di carta, ma aveva il coraggio di insegnare ai posteri che la libertà di scrivere significa, soprattutto, preservare la propria dignità di essere umano.